Abbiate fiducia nella bellissima promessa del Signore che disse: io ritornerò. Verso il 1843, il nostro Salvatore Gesù Cristo verrà per portarci a casa. Non ho mai sentito un messaggio come il vostro. La gente vuole notizie sulla fine del mondo. Ascoltatemi, offro io fino alla fine del mondo. Vedo che siete ancora con noi stamane, Iron! Il messaggio di Dio non si riferiva a una data precisa. Lucy, che cosa ho fatto? Il signor Miller e tutti i suoi seguaci non hanno fatto che illudersi. Se volesse dare a Dio una possibilità... E cosa ho fatto, secondo te? Siamo al verde, Joseph. Io credo nella parola di Dio, così distingo l'errore dalla verità. E se fosse solo una favola ingegnosa? Considerami una che ha perso la strada. Figlio mio... Figlio mio, fossi morta io al tuo posto. Per cosa le ho convinte, fratello Heinz? Disperazione? Delusione? Le visioni di Ellen sono le bugie del diavolo mentitore. Fratello Nichols, non fatevi imbrogliare. Allora dov'è finito il vegliardo? In cielo. Tu li hai convinti a migliaia. Mai più metterò in dubbio la verità delle scritture. Ho visto il paradiso, coloro in cammino, se avessero mantenuto lo sguardo su Gesù, si sarebbero salvati. Cosa ne dite di chiamarci avventisti del settimo giorno? Io credo. La nostra casa è il mondo. James, sono qui, guardami! Ho già seppellito due figli, signor White, e tu non li seguirai adesso. Lo proclameremo a ogni nazione, in ogni lingua, a ogni popolo. Questa è la testimonianza ispirata da Dio. Il messaggio che portiamo è destinato a tutto il mondo.